Questo riciclatore è una tecnologia inventata e realizzata dal professore Ruggero Maria Santilli, originario del Sannio, ma trapiantato da anni negli Stati Uniti, in particolare in Florida, da cui abbiamo importato questa tecnologia in Italia per impiantarla qui. Come funziona? Ci sono delle cisterne nelle quali è raccolto, in particolare adesso, del liquido, ma comunque, come diceva lei, riesce a riciclare tantissimi tipi di liquidi, come ad esempio acque reflue di frantoio, acque di fogna, siero lattiero caseario, oli esausti e anche liquami zootecnici. Viene immesso questo liquido nel riciclatore e poi trasformato in gas a seconda delle modalità, quindi o tutto trasformato in gas oppure rilascia anche acqua pulita, purificata. Il gas viene raccolto in dei recipienti e poi semplicemente stoccato in bombole. Questo qui è un analizzatore a 5 uscite certificato dal Ministero. I parametri che ci dà il Ministero sono il monossido di carbonio 3,5, invece l'emissione qui è dello 0,4. Un abbattimento quasi Un totale. abbattimento quasi totale, ma la particolarità più eccezionale è che questo gas nell'emissione emette ossigeno in effetti. Una delle possibili applicazioni di questo gas, del MagneGas, è la lavorazione del metallo. In particolare vediamo un esempio di taglio del metallo. Possiamo compararlo all'acetilene e rispetto all'acetilene è una resa migliore. È molto più sicuro perché non ci sono ritorni di fiamma e in particolare possiamo vedere anche con una sigaretta che non esplode. Infatti per l'accensione ha bisogno di una fiamma.